Con noi c'è Ilaria Cucchi, che è la sorella maggiore, di Stefano. Buonasera. Senta, Buonasera. c'è un processo in corso e questa trasmissione tutto vuole essere meno che un controprocesso o un'analisi di come sta andando, il procedimento, accusa, difesa. È quello che siamo soliti vedere da altre parti, tanto per intenderci. Non ci riguarda e non è il nostro compito e presto avremo sentenze e personalmente non sono neanche di quelli che, se poi il verdetto è diverso da come ci si aspetta, dicono ingiustizia è fatta o cose di questo genere. Del resto bisognerà attendere. Quello che vorrei restituire prima di vedere questo bellissimo film documentario è chi era Stefano Cucchi prima di entrare nel carcere da cui non è più uscito. Mio fratello era un ragazzo buono e altruista, sensibile, molto sensibile e generoso. E Stefano, e non lo dico perché era mio fratello, era una persona davvero, davvero speciale. E chiunque ha avuto a che fare con lui, chiunque lo ricorda con un sorriso, perché Stefano era quello che riusciva sempre a strapparti un sorriso, anche nei momenti più difficili, più bui. E così io, anche nelle nostre litigate di fratelli, non riuscivo mai ad essere arrabbiata con lui più di 5 minuti consecutivi. Stefano era un ragazzo normale, assolutamente normale, che come Perché tanti sente il ragazzi. bisogno di dirlo? Sento il bisogno di dirlo perché, vede, io, come lei ha detto, certamente non sono qui oggi per fare un processo. Il processo lo facciamo nel tribunale per quanto ci viene consentito. Io sono qui oggi perché è un'occasione importante per provare ancora una volta a ristabilire verità, la semplice verità su quello che era Stefano e la verità su quello che gli è accaduto. Subito ci parlarono di morte naturale, dissero che si era spento. Questo ci fornirono al posto delle risposte che come cittadini e come persone meritavamo. Dissero che si era spento, che era stata una morte naturale e in quel momento non mi rendevo in quel preciso momento ancora perfettamente conto di quello a cui andavo incontro, ma in quel momento capii che se volevo delle risposte non potevo aspettare che qualcuno me le desse, dovevo cercarmele da sola e capii subito quanto sarebbe stato difficile intraprendere questo percorso. Chi vi ha aiutati e chi vi ha ostacolati, se si può dire. Ci hanno ostacolati proprio coloro che dovevano darci delle risposte, Ovvero? proprio coloro che ci Ovvero? portano. Cioè chi? No, ma senza nomi e No, cognomi, che io lo. figure, se ci può dire. Intanto sicuramente uno Stato che piuttosto che ammettere che al proprio interno delle cose non No, sono uno Stato non è una funzionate, persona, lo ci deve Stato che ci funzionare. rappresenta, che ci deve tutelare, ed oggi in particolare i nostri pubblici ministeri che ci stanno portando in un processo che innanzitutto non ci fornirà mai quello che noi cerchiamo, e cioè la verità, ma è un processo ipocrita, falso, un processo principalmente rivolto a Stefano. Il processo è in corso, magari finirà in maniera diversa da come teme o E no. allora Adesso, però mi questo, dica da diciamo. subito, lei ha detto, abbiamo trovato subito qualcuno che ci ha dato contro, che non c'ha, qual è stato il volto? Lei dice lo Stato, però lo Stato è un'entità ovviamente non corporea. Ci sono delle persone che vi hanno ostacolato, di cui avete capito e avete anzi Ma visto. tutti da subito, a partire dalla gente che ci ha ricevuti fuori al Pertini, a partire dall'altro che non Il voleva Pertini è farci l'ospedale romano all'ospedale in cui detentivo era romano dove ricoverato. Stefano è morto, a partire dall'altro agente che ci fermava fuori dalla porta dell'obitorio, o al consulente, quello che poi gli fece la prima autopsia, al quale io mi ricordo di averlo guardato e detto: la prego, non li difenda, non difenda nessuno. Lui mi guardò e disse: io non difendo nessuno. Quella persona è tra le persone che oggi ci stanno dicendo che Stefano sarebbe morto lo stesso, che Stefano
in Cosa poche dicono? parole, Stefano sarebbe morto lo stesso Stefano sarebbe perché? morto lo stesso. Questa è la teoria dei consulenti dei nostri pubblici ministeri, che Stefano stava male di suo. Io onestamente, dottor Mentana, perché secondo loro Stefano sarebbe morto non l'ho capito, perché non lo spiegano neanche loro. Loro dicono che Stefano così si è ammalato, non si capisce bene di quale malattia, non lo so, è un qualcosa che non ha senso, ma anche, ma soprattutto di fronte alla, è un'offesa alla verità, a quello che è successo. Io le voglio dire questo. Questi consulenti, questi pubblici ministeri, semplicemente vogliono dirci, Che io cosa sono? voglio farle vedere delle foto. Guardi signora, le faccio vedere, ecco, guardi quell'altra telecamera se è possibile. Ecco, queste, che cosa sono? Questa è la fotografia, Questa è la l'abbiamo fotografia vista. di mio fratello all'ingresso nel carcere, quindi poche ore dopo essere stato arrestato. Questo è Stefano che ricordiamo io e i miei genitori, questo è Stefano che camminava sulle proprie gambe. È una foto che si può mostrare? Sì. Questa Questo, dottor l'abbiamo Mentana, purtroppo già vista. è mio fratello, come l'abbiamo rivisto dopo 6 giorni. Io non credo di dover dire molto al riguardo, io credo che sia sufficiente dire che il pubblico ministero e i suoi consulenti stanno dicendo che Stefano era così.